finalmente. Ciao, Vittorio. Ti ha visto qualcuno? Ma stai scherzando? Ci manca pure che appaia sui giornali con una storia che non c'è mai stata e non ci sarà mai. E allora cosa sei venuta a fare? A dirti che non posso. Amo solo mio marito e basta. Ma come? Sgarbi, apri, apri! E tuo marito? Lo so che là dentro c'è mia moglie! E tuo marito questo? No, oggi dovrebbe essere a Milano. Guarda, guarda se è lui. Apri, Sgarbi, apri! Ma questo è un pazzo. Non lo conosco. Aspetta. Onorevole, mi faccio entrare! Aspetta. Ci penso io. Guarda che se non apri, chiamo la polizia! Hai capito? Perché? Perché proprio con mia moglie? Perché? Ma quale perché? Moglie? Quale moglie? Non è vero, non l'ho vista entrare! Quale moglie? Fermo! Onorevole, lati fuori! Lati fuori! C'è una donna, ma non è sua moglie! Non è vero! Non è sua moglie! È che lei sa parlare, gli racconta un sacco di frescacce! Per la sicurezza c'è casa, non c'è cazzo! Professore, che fa Mina? Sgarbi non mi diventa materiale, sai? Senta, qui non c'è nessuna moglie, c'è soltanto una donna che non vuole essere vista, basta! Vito! O mi fa vedere che non è mia moglie! O io mi ammazzo! E ammazzati! Mi ammazzo, mi avrei sulla coscienza! Per tutta la vita! Che faccio? Ma ammazzo? Ma non fare lo scemo, siamo al quinto piano. Quinto piano? Ecco! Che è successo? Si è buttato veramente? Ma che, pazzo? Sì, si è buttato. Onorevole, guardi qua, sono ma qua sotto. Ma che fa? Si fotografa? Ma cosa stai facendo? Non puoi fotografare! Ma da chi? State in finestra! Dacci il rullino! Dacci il rullino! Ma che sta scherzando? Io metto a repentaglio la mia vita, sto a 30 metri dalla testa, c'ho pure il mandarini e te devo dare il mio pari quotidiano. Ma dai un bacetto e falla finita! Sgarbi, Badesco, andiamo, su, siate gentili! Bacetto qua, sua boccuccia.